Ok, dovreste dirmi chi è collegato, dovrebbe dirmi come si sente perché sto provando un nuovo microfono. Dovreste dirmi se si sente, se si sente bene. Chi è collegato, adesso siete in quattro, dovreste dirmi per cortesia se si sente bene. Dovreste scrivermi. Riuscite a sentirmi? C'era Adriano, per esempio, collegato. Siete in 5 adesso. Dovreste per cortesia scrivermi. Purtroppo è un po' in ritardo, vedo che si sente, ok? Io mi allontano. Adriano, dimmi se continua a sentirsi solo perché voglio avere una ripresa migliore delle ultime volte. Senti, si sente? Si sente? Dimmi, dimmi, io sono abbastanza lontano, così regoliamo un pochettino. Ok, Giovanni, ciao Giovanni, perfetto, quindi dovrebbe sentirsi bene. Ok, allora io direi di partire. Siete in quattro collegati. Tecnologia. Nel senso che grazie ad alcuni di voi ho comprato un microfono che dovrebbe consentirmi di muovermi senza fili, quindi wireless. Ho provato a girare il tablet in modo che l'immagine non sia specchiata e vediamo se riesco così a migliorare, perché molti di voi mi hanno detto che c'era un po' la necessità di migliorare l'audio. Ho preso un microfono, grazie a Giuseppe che me l'ha consigliato. Un microfono non è costato proprio un tozzo di pane, ma dovrebbe così migliorare. Vedo che le riprese sono in ritardo di un minutino quasi. Comunque va bene. Un ringraziamento anche a Riccardo dalla Germania che mi ha dato alcuni consigli sull'utilizzo del tablet. E proviamo così a migliorare un pochettino le riprese. Allora, possiamo quindi iniziare, sono le tre passate, e vediamo così di dare inizio alla quarta conferenza relativa alla Terra piatta. Voglio fare un breve riassunto delle cose che abbiamo visto nelle le volte passate, un riassunto che serve per riepilogare un pochettino gli argomenti, perché ne abbiamo già trattati un pochettino, un bel numero, e si tratta quindi di andare a vedere che cosa ci rimane, quali sono gli argomenti che possono interessarvi, e così potete poi chiedermi, scrivermi se c'è qualcosa che dovrei ritrattare, che dovrei chiarire meglio, qualcosa che vi è interessato in modo particolare. E in questo modo cerchiamo di dare un'informazione chiara a proposito della Terra. Allora, la prima volta che ci siamo visti era il 14 di dicembre, abbiamo parlato della natura della luce e abbiamo tirato fuori alcune conclusioni. Allora, una prima conclusione che abbiamo trovato è il fatto che la Terra è ferma e questo viene fuori dall'esperimento di Michelson-Morley. Quindi, un primo punto, la Terra è ferma. Naturalmente ci saranno persone che seguiranno il video che non sono d'accordo su questo. Vi suggerirei di andarvi a studiare l'esperimento di Michelson-Morley. Questo esperimento è quello che ci porta a concludere che la Terra è ferma nel senso del suo moto di rivoluzione attorno al Sole. L'esperimento di Michelson-Morley prova questo: la Terra non ruota attorno al Sole. Sempre lo stesso esperimento ci ha portato a dire che esiste l'etere.
Anche oggi alcuni, guardo solo come si vede la lavagna, ok? Qualcosa si vede, è un po' buia. Anche oggi alcuni di voi mi hanno scritto su un video: ma che cos'è questo etere? Per piacere, mi dai la definizione di etere? Perché effettivamente è una cosa che sfugge, non ci è mai stata insegnata a scuola e nessuno ci ha mai detto nulla, se non che una volta si credeva che esistesse, adesso è considerato un concetto legato alla fantasia, alla magia, non è considerato un aspetto scientifico. L'etere semplicemente è il mezzo attraverso il quale si muove la luce, ma è anche il mezzo che determina l'esistenza stessa di tutto ciò che vediamo, è il tessuto, la trama, la matrice dell'universo intero. È un mezzo fatto di particelle, quelle che alcuni studiosi chiamano eteroni, e quindi determina l'esistenza dell'universo. In questo senso le particelle potrebbero essere chiamate dei bosoni, perché il bosone è la particella che in fisica quantistica è responsabile per la creazione, la determinazione della massa. Ma non solo, l'etere è anche responsabile per la nostra percezione dell'universo. Abbiamo visto infatti molti fenomeni ottici nelle conferenze passate, fenomeni ottici che ci aiutano a capire che ciò che vediamo in realtà è determinato, creato dalle radiazioni luminose, radiazioni elettromagnetiche che si propagano con vari effetti ottici all'interno dell'etere. Quindi l'etere è un mezzo luminifero, ma non solo, è anche il mezzo che sta alla base della creazione della massa stessa e di ogni campo di forza. Quindi il campo gravitazionale è dovuto all'etere, il campo elettrico è dovuto all'etere, il campo magnetico è dovuto all'etere e così via. Le forze nucleari sono dovute all'etere. Tratteremo poi molto più in là ciascuno di questi concetti. Queste prime conferenze sono per trattare più aspetti, andiamo a toccare diversi concetti che poi in realtà verranno sviluppati poi anche altrove. Sempre nella prima conferenza avevamo già visto il fatto che esiste una cupola solida sulla Terra. Esiste una cupola solida che consente quindi l'ambiente pressurizzato in cui viviamo. Con l'ambiente pressurizzato intendo l'atmosfera, che è un ambiente pressurizzato alla pressione di una atmosfera, un bar, che sono unità di misure della pressione. Questa non potrebbe esistere se non ci fosse una cupola che racchiude questa aria e consente quindi la sua pressurizzazione e la sua stratificazione secondo i vari strati dell'atmosfera, quindi troposfera, mesosfera, termosfera. Mesosfera e termosfera formano la ionosfera e così via. Per esempio, la volta passata mi è stato chiesto, mi è stato detto: tutti questi fenomeni ottici di cui parlate sono dovuti alla presenza di un'atmosfera sul globo. Ecco, però questa atmosfera noi non riusciamo a spiegarla, non riusciamo a spiegare come mai non viene riassorbita dal vuoto cosmico nel momento in cui essa si trova a contatto con questo vuoto. La gravità non è in grado, la forza di gravità non è in grado di trattenere l'atmosfera. Comunque questo concetto verrà rivisto poi quando parleremo in modo specifico della cupola del Duomo. La forza di gravità è una forza debole, tutto sommato debole, che non è in grado di trattenere quindi l'atmosfera se c'è un vuoto spinto che potrebbe riassorbirla. Questo perché le molecole di aria
tendono sempre a riempire l'intero spazio a disposizione, e se lo spazio è infinito capite che non si può avere atmosfera pressurizzata data una certa quantità di molecole di aria. Abbiamo visto poi il fatto che le stelle quindi si trovano nel Duomo, in quanto questo viene messo in rotazione sulla Terra, sono vicine, sono piccole e quindi non raggiungono la massa sufficiente per dar luogo alle fusioni termonucleari che ci raccontano. Si tratta piuttosto, e qua facciamo un'ipotesi, di bioluminescenza, e andremo poi anche in futuro a confermare ulteriormente questa cosa. Quindi le stelle sono piccole, vicine e bioluminescenti. Vedete, sono già quattro concetti importanti che siamo andati a vedere. Io vedo che voi continuate a scrivere. No, ok, va bene. Quindi quattro concetti: la Terra è ferma, non ruota attorno al Sole, esiste l'etere, esiste una cupola solida, le stelle sono piccole, vicine e bioluminescenti. La volta scorsa, sempre a proposito del fatto che esiste una cupola solida, abbiamo trattato l'argomento dell'arcobaleno. Abbiamo visto alcuni grafici fatti al CAD, quindi disegni fatti al CAD, in cui abbiamo visto che, dato un osservatore, per avere i raggi di luce che arrivano all'osservatore, avere questi raggi che convergano sul Sole, è necessario avere per forza una cupola solida vetrosa che vada a riflettere, secondo una geometria prestabilita, i raggi di luce. In questo modo, solo in questo modo, si riesce ad ottenere un arco, l'arcobaleno. Comunque probabilmente poi oggi Adriana va a riprendere questo concetto e lo rivediamo. Poi, sempre la volta scorsa, abbiamo iniziato le due volte scorse, domenica e martedì. Noi la domenica introduciamo di solito un argomento e poi le volte successive vediamo di trattarlo un po' di più. In realtà non siamo riusciti a concludere, io devo ancora finire infatti con la curvatura terrestre che manca, non c'è questa curvatura. Abbiamo visto un esempio, quello per esempio di Menton. Comunque io a questo punto riprendo un attimo le diapositive e andiamo quindi a rivedere l'argomento della curvatura, perché poi introduciamo un argomento importante sempre a proposito della curvatura, che è legato al fatto che l'acqua non curva mai. Io questo concetto non mi è mai piaciuto più di tanto, perché chi crede nel globo dice la superficie dell'acqua segue una superficie equipotenziale, e vedremo cosa significa questo, e questo vuol dire una superficie equipotenziale, questo vuol dire che se il potenziale gravitazionale, e vedremo poi magari anche un pochettino le formule, è sferico, l'acqua può benissimo disporsi su una superficie sferica. Quindi non ho mai approfondito più di tanto questo, perché non mi sembrava così entusiasmante come prova del fatto che la Terra può essere piatta. In realtà poi, andandola a collegare al principio dei vasi comunicanti, se ne tirano fuori delle conclusioni interessanti che vedremo quindi in relazione a questo argomento, il principio dei vasi comunicanti. E questo è l'argomento un po' che vado a sviluppare oggi. Poi invece Adriana, magari tu continui un po' con i fenomeni ottici e poi... Poi su Goethe, un po' di filosofia. Ok. E poi magari introduci, mi dicevi, i numeri di Demlo. Sì. Ok, vedremo poi i numeri di Demlo anche oggi, che sono importanti, perché ecco, per andare a descrivere la Terra come piatta bisogna introdurre anche una matematica particolare che ci occuperà, ci prenderà un po' di tempo, che vuol dire numeri di Demlo, numeri di Arshad,
Frattali vuol dire, quindi, esatto, che valore ha il pi greco? Vedremo un pochettino questa matematica che ci introduce in numeri particolari. Giusto per introdurvi alla cosa, se voi prendete la circonferenza del globo, 40.000 km, e fate diviso i 360 gradi del cerchio, trovate che per ogni grado di latitudine si hanno 111 km. 111 è un numero di Arshad, ok? 111, ma è anche un numero di Demlo, e vediamo poi che cosa significa questa matematica che è necessario conoscere per arrivare a fare delle conclusioni, a descrivere bene la Terra. Allora, riprendiamo un attimo la questione della curvatura. Se non si sente bene, segnalatemelo, mi raccomando. Presente, Augusto Rossi, ciao. Ciao, volevo dire il tuo nome vero, ma non lo dico. Ok. Allora, avevamo visto la volta scorsa il fatto che l'orizzonte è sempre piatto, cioè per quanto io mi alzi, l'orizzonte è sempre lui, è sempre quello lì, ok? Non si vede la curvatura almeno fino ai 35 km, 38-40 km dei palloni sonda meteorologici che ci hanno restituito questi video, queste immagini. Vedete, questa è una fotografia, proviamo a ingrandire, così magari vedete un po' meglio. Questa è una fotografia presa da 35 km da un pallone sonda, vedete il sole come risulta essere vicino. Questi video portano in inganno diverse persone che arrivano a dire che il sole è molto basso. Ho sentito parlare di 70 km, però vedremo che assolutamente non si può dire una cosa del genere, perché loro dicono se questa telecamera si trova a 35 km, il sole sembra essere al doppio dell'altezza ed ecco quindi che il sole è a 70 km, però questo assolutamente non corrisponde con i dati che vengono fuori dalla trigonometria. Già solo l'esperimento di Eratostene ci dà tutta un'altra serie di numeri. Ok? Ok, si sente e si vede benissimo, grazie Augusto. Perfetto, perfetto. Sì, forse abbiamo migliorato un pochettino. Poi ogni suggerimento che ci volete dare, molti di voi hanno il mio numero di telefono, oppure mi contattate via mail, oppure su Facebook. Sulle cose tecnologiche, elettroniche, non siamo proprio il massimo e quindi ogni suggerimento è bene accetto. Ok? Allora, quindi l'orizzonte è sempre piatto. Coloro che dicono che dall'aereo hanno visto la curvatura, in realtà sono rimasti ingannati dalla curvatura del vetro dell'aereo che gli ha fatto vedere la curvatura. Coloro che dicono che al mare vedono la curvatura perché la nave scompare, in realtà dovrebbero dirci allora come mai non si vede la curvatura ai lati quando la distanza è la stessa, cioè se io per 4, 5, 8, 10 km in avanti vedo la curvatura perché lì la nave sta scomparendo, io dovrei vedere 4, 5, 8, 10 km di lato e di lato dovrei vedere la curvatura allo stesso modo. In realtà la stessa rivista Focus ci dice che bisogna salire almeno a 20 km, 20-30 km per iniziare a vedere qualcosa, ma poi in realtà bisogna salire di più per effettivamente avere una visuale completa della curvatura. In realtà queste sonde ci fanno vedere che la curvatura non c'è. Poi l'orizzonte è sempre a livello degli occhi, cioè per quanto si salga, per quanto si vada a salire, l'orizzonte non scende, quando in realtà nella teoria, la teoria ci dice che dovrebbe scendere. Per esempio c'è un video di Tinelli che, boh, se abbiamo tempo poi vediamo, c'è un video di Tinelli che ci dice che alle altezze di queste sonde, 35-38 km, l'orizzonte dovrebbe scendere, calcolato in modo teorico, dovrebbe scendere di 6 gradi e invece
l'orizzonte è sempre a livello degli occhi e potete vederlo se per esempio vi fate una gita in montagna, guardate l'orizzonte quando siete a casa e poi lo guardate quando siete in alta montagna, vedrete che l'orizzonte non si è abbassato ma è sempre lì, ok? Avevamo menzionato quindi questo esempio alla veloce, si tratta quindi di un esempio fatto nella baia di Monterey, 13 miglia di distanza, questa ragazza si pone sulla spiaggia a 13 miglia di distanza e viene ripresa quando dovrebbero esserci 82 piedi, quindi 20-25 metri di curvatura. Poi abbiamo visto l'esempio di Mentone, quindi da Mentone si vede la Corsica, si tratterebbe di quasi 200 km, dovrebbero essere 2600-2700 metri di curvatura, il Monte Cinto che si trova più o meno qua, che è il monte più alto della Corsica, è 2600 metri e in realtà non continua ad essere visto. Qua è una foto fatta da Genova, qua c'è il Monte Cinto, qua c'è tutta la costa della Corsica, il Monte Asto, il Monte Stello, questa è tutta la Corsica. Da Genova la distanza è superiore ai 200 km, la curvatura dovrebbe essere di 1900 metri, il Monte Asto è appena 1530 metri, quindi dovrebbero spiegarci come è possibile una cosa del genere. In realtà poi provano a spiegarlo e lo spiegano con fenomeni di rifrazione che vediamo tra un attimo. Allora, come mai allora la nave scompare? Come è possibile questa cosa? E abbiamo visto il fatto che l'orizzonte sulla Terra piatta in realtà non è quello prospettico. Questo piatto è l'orizzonte prospettico, del tutto teorico, che viene fuori dalla regola della prospettiva. Se qualcuno di voi ha fatto la prospettiva quando era a scuola, alle superiori, ha visto che queste vanno a convergere su un punto, questa è la prospettiva centrale, con un punto di convergenza, che determina quindi un luogo di punti orizzontali, che è l'orizzonte prospettico, che è questo. In realtà poi l'orizzonte reale viene alzato dalle asperità del terreno, no? Noi non riusciamo mai a vedere l'orizzonte teorico perché il terreno non è teorico, ha tutta la sua rugosità. E poi c'era domenica scorsa Giorgio che ci aveva consigliato di andare a vedere un video che poi magari dopo vi mostro, oppure ve lo mostro poi martedì, vediamo. Che fa vedere come la rifrazione in effetti giochi a sfavore, cioè la rifrazione in effetti alza l'orizzonte e quindi rende l'orizzonte più alto rispetto a quello prospettico e quindi la nave va a sparire anche per motivi ottici, motivi rifrattivi. Non solo, c'è, e vi ho mostrato l'altra volta anche un video di Tinelli che fa vedere che i motivi sono anche legati alla diffrazione. Diffrazione vuol dire quindi una scomposizione luminosa, una scomposizione dell'onda che va ad urtare contro oggetti che hanno una grandezza paragonabile a quella della sua lunghezza d'onda e quindi rendono l'orizzonte non perfettamente definito. Quindi un oggetto che per motivi prospettici man mano che si allontana diventa sempre più piccolo, ad un certo punto diventa così piccolo che è paragonabile alla linea di diffrazione dell'orizzonte e quindi il nostro occhio non riesce più a risolverlo, cioè a vederlo. E quindi con uno zoom noi rendiamo di nuovo l'oggetto più grande, non è più di dimensioni paragonabili alla linea dell'orizzonte, quindi riusciamo di nuovo a vederlo. Naturalmente questo processo poi è limitato. Ok, ogni tanto do un'occhiata per vedere che cosa mi scrivete. Ciao Danilo. Allora, quindi lo zoom poi ha i suoi limiti, no? Io posso zoomare fino ad un certo punto ed ecco quindi che man mano che si procede l'oggetto diventa troppo piccolo anche per lo zoom e quindi poi alla fine scompare, nonostante la Terra sia piatta. Ok, qua questa immagine non ve l'avevo fatta ancora vedere la volta scorsa. Noi abbiamo la nave che mano a mano che si allontana si abbassa, rimane coperta, no, dall'orizzonte. In effetti gli oggetti quindi vengono coperti
nella loro parte più bassa, ma questo perché l'orizzonte si alza, no? Se un oggetto ha queste dimensioni qua, nella parte più bassa risulta essere coperto, perché sotto l'orizzonte. Quindi vedete, c'è un andamento lineare dell'orizzonte che viene alzato. E qua c'è un esempio di un campo da football in America. Questo signore ripreso, ciao, questo signore ripreso da dietro, una telecamera appoggiata a terra, vedete che man mano che avanza sparisce dal basso. E questo nell'arco di un campo da football. Quanto può essere lungo un campo da football? Un centinaio di metri, forse qualcosa di più, eppure sparisce dal basso. L'orizzonte qua viene ad essere alzato rispetto a quello prospettico, perché ovviamente non è perfettamente liscio, avrà la sue asperità, le sue gibbosità, ed ecco quindi che questo signore che si allontana sparisce dal basso per il fatto che l'orizzonte si alza, ok? Qua è spiegata la diffrazione, quello che rende incerto l'orizzonte come dimensioni, cioè l'orizzonte non è una linea perfetta, no? Perfettamente definita. Questo perché le onde, qua c'è un fronte di onde, possiamo pensare al mare, no? Un fronte di onde, l'acqua che arriva a rifrangersi sul molo, c'è un'apertura che ha una dimensione, vedete, che non è tanto più grande della singola onda, della singola lunghezza d'onda. Quindi ciascuno dei punti costituenti questo segmento è come se diventasse una sorgente d'onda, però una sorgente d'onda circolare. Ecco quindi che un'onda che prima era piana si apre a ventaglio, dando un massimo di intensità nell'ampiezza dell'onda nella parte centrale e poi un indebolimento a ventaglio nelle parti laterali. Questa è la diffrazione, che quindi rende dispersa la linea dell'orizzonte, perché l'orizzonte, che dovrebbe essere una linea qua, in realtà si apre, assume uno spessore non ben definito, si apre a ventaglio, ok? Qua c'è un esempio che è relativo a quello che potrebbe succedere, no? Qua c'è il mare che arriva a rifrangersi contro queste barriere, e quindi abbiamo qua, vedete, purtroppo da casa non si vedrà un granché, però qua abbiamo un moto circolare delle onde quando in realtà venivano a sbattere in modo piano sulle barriere. Ecco, allora arriviamo a parlare di quello che volevo trattare in modo più approfondito oggi, e in particolare del Bedford Level Experiment. In realtà non è che volevo parlare di questo esperimento, quello che voglio introdurre è il fatto che l'acqua non curva, ok? Allora, il Bedford Level Experiment è un esperimento che è stato fatto per la prima volta nel 1838 da un certo Rowbotham, che poi è arrivato a sostenere con forza il fatto che la Terra sia piatta. Questo Rowbotham sapeva che c'era l'Old Bedford River, che era un canale lungo diversi chilometri e che aveva una parte lineare utilizzabile di 10 km, lunga 10 km. Quindi pensate, un canale lungo 10 km, praticamente totalmente in piano, che poteva essere facilmente utilizzato per andare a vedere se esiste oppure no la curvatura. Su 10 km potete andarvi a vedere un pochettino queste calcolatrici
che vi ho detto ci sono in rete, no? Per il calcolo della curvatura, su 10 km dovrebbero esserci sui 3 metri e mezzo quasi di caduta, no? Di curvatura. Quindi una barca che parte e si muove lungo tutto e naviga lungo tutto questo canale, io osservatore rimango fermo da una parte e questa barca si allontana, qua c'è l'osservatore, non so se voi qua riuscite a vedere, qua c'è l'osservatore che si è messo nell'acqua col telescopio, quindi riusciva ad avere un certo zoom. Qua abbiamo la curvatura del globo e qua abbiamo la barca che arriva fino dall'altro capo del canale con una banderuola. Quindi Rowbottom non sarebbe dovuto essere in grado di vedere questa barca fino alla fine, magari fino ad una certa distanza, fino a quando la curvatura l'avesse consentito, però poi ad un certo punto la barca sarebbe dovuta sparire. E invece l'esperimento era tale per cui cioè ha dato come risultato che lui l'ha potuto vedere questa barca dall'inizio fino alla fine, ok? Dall'inizio fino alla fine. E lui quindi ha cercato di insistere molto su questa cosa, ha iniziato a diffondere l'idea che la Terra potesse essere piatta e ha chiesto che questo esperimento ricevesse una sorta di validazione, no? Quindi una validazione scientifica che avvenisse mediante un peer review. Quindi degli scienziati dovevano ripetere questo esperimento, secondo lui, per andare a provare il fatto che la curvatura non esiste. Insiste fino a quando trova in effetti un amico che lo sostiene e dice: proponiamo una scommessa, e quindi mettono dei soldi in ballo. A quel punto interviene un naturalista, un certo Wallace, che dice: ok, allora per questi soldi mi muovo. E vanno, lui dice però, se tu stai attaccato all'acqua con il tuo telescopio, entrano in gioco dei giochi rifrattivi che sono a tuo favore, e quindi io voglio fare l'esperimento ad un'altezza più alta. Quindi l'osservatore viene messo a 4 metri dal pelo dell'acqua e la banderuola della barca viene alzata. In pratica si fa una cosa del genere. Allora, se questa è la curvatura, l'osservatore doveva stare a 4 metri di altezza, ok, qua il suo telescopio, qua la barca che arriva alla fine del canale con una banderuola più alta di quella che era prevista inizialmente e che quindi fosse alta almeno 4 metri, e viene piantato un palo a metà con un traguardo alto 4 metri e uno più in basso. Ecco che viene provato il fatto che in realtà, vabbè, io qua avrei dovuto farli in linea retta, però cosa succede? Che mettiamolo qua, il traguardo più in basso, ecco così. Cosa succede? Che nel momento in cui l'osservatore vede la bandierina alla fine del suo percorso, il traguardo che viene centrato a metà non è quello alto 4 metri, ma è quello più basso. E questo quindi proverebbe il fatto che l'esperimento non era valido, la scommessa viene persa, nasce una causa infinita per questi soldi, e quindi si dice: no, l'esperimento di Rowbottom non era valido. Ecco però che andare a dire che noi ci dobbiamo allontanare dal pelo dell'acqua, perché questo potrebbe essere a favore, la rifrazione potrebbe entrare a favore dell'esperimento, ha consentito, dico io, di rendere falsificabile l'esperimento, perché a 5 km chi poteva garantirmi che queste fossero all'altezza corretta? Inoltre,
gli esperimenti sulla rifrazione dimostrano chiaramente che la rifrazione non gioca a favore di curvatura in questi casi qua. E poi vi faccio al massimo vedere un video, se non oggi, la prossima volta. Ecco, però l'argomento quindi che voglio introdurre è che l'acqua non curva. L'acqua non curva. E per far questo voglio andare ad analizzare la legge di Stevino, se non l'avete mai considerata, fate delle ricerche perché è interessante. Chi di voi ha studiato un po' di meccanica dei fluidi, magari alle superiori, a scuola o all'università, può andare a rivedere i suoi appunti. Quindi la legge di Stevino e il principio dei vasi comunicanti. Allora, consideriamo un recipiente in cui si ha contenuta dell'acqua, ok? Io introduco qualche formula adesso, se poi non mi seguite me lo dite. Consideriamo, allora disegniamolo un po' più grosso, così che sia più visibile. Allora, un recipiente in cui ci sia dell'acqua. Vado a considerare un volume, una porzione avente forma di parallelepipedo di acqua all'interno di questo recipiente. Ok? La superficie superiore e quella inferiore siano pari ad A. Ok? A è l'area del parallele, della superficie inferiore e superiore del mio parallelepipedo. Quali sono le forze che vanno ad agire su questo parallelepipedo? Allora, noi abbiamo una pressione che agisce sulla faccia superiore, pressione dovuta alla colonna di fluido che agisce sulla faccia superiore, e quindi abbiamo una forza. Allora, diamo come altezza della faccia superiore Y1, misurata dal pelo libero dell'acqua, questo è il pelo libero, e Y2 sia l'altezza o profondità della faccia 2. Quindi all'altezza Y1, alla profondità Y1, io ho la forza F1 che sarà data da P1 per A, dove P1 è la pressione della colonna di fluido al di sopra dell'area A. Poi avrò la forza peso, no? Quindi questa massa di fluido, questa porzione di fluido che sto considerando, verrà attirata verso il basso dalla forza peso, quindi chiamiamola Fg, che sarà data dalla nostra massa, la massa del fluido, della porzione di fluido che consideriamo, per l'accelerazione gravitazionale g. Quindi questa sarà F1, questa sarà Fg, la forza F1 è dovuta alla pressione, ok? Questa sia F1, quindi ho due forze verticali verso il basso, e poi in questo punto qua, sulla superficie A all'altezza Y2, ho una forza F2 diretta verso l'alto, quella dovuta al famoso principio di Archimede, che è data dalla quantità di fluido che sta sotto, e che F2 sarà uguale a F1 più Fg per l'equilibrio, perché questa massa di fluido non si muove. Quindi, per il principio di azione e reazione, cioè il terzo principio della meccanica, ad ogni azione corrisponde una reazione, noi abbiamo che F2 sarà uguale a F1 più Fg, ed F2 sarà uguale alla pressione P2, cioè la pressione che noi abbiamo all'altezza Y2 per l'area A.
Questa formula, allora, la F uguale a M per G è la formula, è il secondo principio della meccanica. Ok, abbiamo menzionato il terzo, che ci dice che ad una azione corrisponde una reazione. Questa equazione F uguale a M per G è il secondo, è la famosissima equazione di Newton. Una forza è uguale a una massa per un'accelerazione, che è l'accelerazione gravitazionale. Voi mi direte, ma tu usi delle formule che derivano da Newton. In realtà io non me la sento di mettere in dubbio questa relazione F uguale M per A e non ne vedo le ragioni. La massa è semplicemente una quantità che misura una grandezza che misura la quantità di materia, ok? E quella fisicamente c'è. Una accelerazione gravitazionale verso il basso, che è misurabile in 9,81 metri al secondo quadrato, quella c'è, è stata misurata. Quindi questa relazione F uguale a M per G non può essere messa in dubbio, perché non è direttamente, io non posso risalire da questa alla formula per la gravitazione universale di Newton, al massimo viceversa, ma da questa no. Questa qua è accettabile, è la formula per la gravitazione universale che non è accettabile e vedremo perché. Ok? Questa dà luogo a delle superfici equipotenziali piane, quindi dà luogo ad un campo gravitazionale dato da varie superfici piane. Ok? Il campo gravitazionale vuol dire che io man mano che mi allontano dalla Terra risento meno di questo campo gravitazionale. La legge universale di gravitazione universale di Newton, che è quella famosa F gravitazionale uguale a meno G, dove G è la costante di gravitazione universale, 6,67 per 10 alla meno 11, meno G per la massa della Terra, per la massa dell'oggetto attratto fratto il raggio al quadrato, questa è diversa, questa ci dà un campo gravitazionale che è sferico perché entra in gioco il raggio. Questa non è accettabile. Ma noi abbiamo un campo gravitazionale, nonostante i terrapiattisti dicano la gravità non esiste, è tutta densità, è buoyancy, dicono nei siti americani, ma non è proprio così. Noi con il principio di Archimede non spieghiamo la gravità. Noi stiamo semplicemente dando degli effetti, descrivendo degli effetti, ma io nel momento in cui voglio descrivere fisicamente la gravità, questa formula qua di Newton, F uguale M per G, la devo usare e non ci sono motivi per non accettarla. Quindi noi, per l'equilibrio su questo corpo che è fermo lì, no? Galleggiante all'interno del mio recipiente, noi andiamo a scrivere che la mia forza F2, quella che spinge verso l'alto, è uguale a F1 più Fg. Abbiamo detto che questo è per l'equilibrio, per il principio di azione e reazione. Vado a sostituire e scriverò P2 per A, dove A è la superficie del mio parallelepipedo, è uguale a P1 per A più m per g, dove m è la massa del mio parallelepipedo. Io spero che si veda. M può essere riscritto diversamente. M, la massa, è data dalla densità per il volume. Ok, il volume del mio parallelepipedo. La densità, giusto per chi non è avvezzo a queste cose, la densità come unità di misura potrebbe avere il chilogrammo al metro cubo, cioè ci descrive un metro cubo di questa acqua. Quanto pesa in chili? Per esempio, la densità dell'acqua sarà 1000 chili al metro cubo. Un chilo al decimetro cubo, ok? Quindi una densità dell'acqua di un chilo al decimetro cubo, un decimetro cubo è un litro, capite che l'acqua ha il peso di un chilo per un litro.
Quindi io posso andare a scrivere questa m uguale a rho per v uguale a rho per y2 meno y1, cioè questa altezza qua, y2 meno y1 h, per l'area A, ok? Perché ho la il volume di un parallelepipede dato dall'area sotto per la sua altezza. Quindi io qua posso riscrivere questa equazione. Lo so che sembra un po' difficoltoso, ma è per arrivare a dimostrare delle cose che se no vengono solo sempre dette e mai dimostrate. È un po' come la volta scorsa, per chi ha seguito la questione dell'arcobaleno. Io ho sempre saputo, ok, l'arcobaleno è legato alla forma del Duomo, probabilmente l'ho sentito e sono d'accordo. Però poi io sono dovuto andarmi a prendere il CAD per capirlo veramente, ok? Quindi l'acqua non curva mai, ok, va bene, ci credo, però poi non lo si dimostra mai e invece lo vogliamo andare a dimostrare. Ok? Quindi io qua vengo a scrivere P2 per la superficie A uguale a P1 per la superficie A più M, l'abbiamo riscritto in questo modo qua, quindi andiamo a scrivere ρ per y2 meno y1 per A per G. Ok? Y2 meno y1 è l'altezza, come abbiamo detto prima. Qua vedete che abbiamo l'area che compare in tutti i termini, quindi la butto via. Quindi io questa la posso descrivere come P2, quindi la pressione sulla superficie inferiore del mio parallelepipedo, è uguale a P1, cioè la pressione sulla superficie superiore, più rho, y2 meno y1 lo scrivo come h, ok? Per g. Questa qua diventa la legge di Stevino nel momento in cui P1, la superficie 1, viene portata a 0, no? Con un artificio fisico che però è del tutto giustificabile, io sposto y1, che tanto è non definito, no? Io lo sposto a 0, quindi porto la superficie y1 a 0 e quindi la pressione P1 cos'è se sono a 0? La pressione atmosferica, ok? Non è più pressione di acqua, ma è pressione di aria. Quindi la legge di Stevino ci dice che la pressione ad una certa altezza, ad una certa profondità di fluido, quindi la pressione dovuta ad una colonna di fluido sovrastante, è data da rho per g per h, questa si può imparare a memoria, rho per g per h, più la pressione atmosferica agente sul pelo libero. Quindi se io non voglio ragionare in termini di pressione assoluta, ma di pressione relativa, cioè andando a togliere la pressione atmosferica, io ho che la pressione generata da una colonna di fluido è data da rho per g per h. Perché è importante? Questo è Stevino, ok? Legge di Stevino. È importante perché noi abbiamo una pressione che dipende solo dall'altezza, ok? Non dipende da nessun raggio di nessuna terra. In pratica, in questo mio recipiente, se io voglio andare a calcolare la pressione che ho qua in fondo, ho un andamento della pressione lineare di questo tipo qua. Questa è la pressione che indico con una freccia così. Sopra è un po' di meno, vedete il profilo triangolare. Qua è un po' di meno, 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 qua è un po' di meno. Ok? Legge di Stevino. Ora andiamo ad applicare al principio dei vasi comunicanti.
Questa legge qua di Stevino ci sta dicendo che se io vengo, guardate questa slide, se io vengo a costruire una diga, questa dovrà avere una sezione tanto maggiore quanto più si scende, perché la pressione che agisce in fondo al bacino è decisamente maggiore rispetto a quella che ho in cima. Quindi questo deve essere il profilo della diga che devo andare a costruire. Ma quello che ci interessa di più è l'applicazione ai vasi, al principio dei vasi comunicanti, perché è quello che tirano sempre fuori i terapeutisti. Io non l'ho mai considerato più di tanto perché non mi interessava. Ora sono andato a vederlo e in effetti ne esce un concetto interessante. Allora, il principio dei vasi comunicanti penso che lo conosciate un po' tutti, ed è dato dal fatto che io posso avere più vasi che comunicano, l'altezza del liquido al suo interno è sempre uguale, ok? Indipendentemente dalle loro dimensioni, indipendentemente dalla loro forma. Andiamolo quindi a generalizzare, ok? Si abbiano due vasi di questo tipo. Quindi uno molto grande e uno molto piccolo, giusto per generalizzare. Per generalizzare ancora di più, io riempio uno di un liquido, raggiungendo una certa altezza H1 dal fondo, e riempio l'altro contemporaneamente con un altro liquido, raggiungendo un'altezza H2. I due liquidi non siano miscibili, quindi si viene a stabilire una superficie di contatto che diciamo essere più o meno lì. Il primo liquido abbia densità ρ1, i nostri famosi chilogrammi al metro cubo. Il secondo liquido abbia una densità ρ2. Qua abbiamo il pelo libero, che si indica così con un triangolino, e abbiamo sopra la pressione atmosferica che va a premere, ok? Qua e qua. Se noi andiamo a considerare la pressione generata in questo punto qua, cioè sulla superficie di contatto, per calcolarla dobbiamo andare ad applicare la legge di Stevino, e abbiamo che la pressione da una parte deve essere uguale alla pressione dall'altra, sempre per il principio di azione e reazione. Qua c'è qualcuno che mi ha scritto, niente, ok? Allora, quindi io avrò che P1 è uguale a P2. Stevino ci dice come calcolare le due pressioni, P1 e P2. Quindi andrò a scrivere che ρ1 per G per H1, ρ per G per H, Stevino. Quando ci dicono Stevino, ρ per G per H, ok? Più la pressione atmosferica è uguale a ρ2 per G, scusate, ρ1 per G per H1 più la pressione atmosferica è uguale a ρ2 per G per H2 più la pressione atmosferica. Pressione atmosferica compare da tutte e due le parti, quindi la annullo. G compare da tutte e due le parti, quindi lo annullo. Quindi il principio dei vasi comunicanti, generalizzato in questo modo, con due liquidi non miscibili, ci dice che ρ1 per H1 è uguale a ρ2 per H2. A questo punto togliamo la generalizzazione, andiamo a dire che i vasi comunicanti sono riempiti con acqua entrambi, io avrò che la densità diventa uguale, ok, ρ e ρ, mando via, e quindi trovo che H1 è uguale ad H2. Questo è il principio dei vasi comunicanti. Allora, perché questo piace tanto a chi sostiene la terra piatta? Perché ci dice che due recipienti riempiti dello stesso fluido hanno la stessa altezza.
E vedete che questa distanza qua, tipo se io considero l'asse di questo e l'asse di questo recipiente, questa distanza qua, chiamiamola D, non entra assolutamente nella formula. Quindi questi due recipienti, indipendentemente dalla loro distanza, avranno la stessa altezza. Anche con liquidi non miscibili? Eh no, se i due liquidi sono diversi, la legge è questa, ρ1 per H1 è uguale a ρ2 per H2. Quindi noi parliamo, allora Riccardo, si vede e si sente molto meglio, tutta un'altra cosa rispetto alle dirette precedenti. Grazie mille, ciao Riccardo. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, quindi abbiamo definito il fatto che questi due recipienti, indipendentemente dalla loro distanza, vedranno al loro interno l'acqua allo stesso livello. Ma allora, ritorniamo al Bedford Level, ok? Ritorniamo al Bedford Level Experiment. Lì Rho Botham, col suo esperimento, aveva visto che l'acqua non curvava. Se noi proviamo a considerare, questa è la curvatura tra un capo e l'altro del nostro canale, se noi invece del canale consideriamo qua un recipiente, un tubo, un bel tubo lungo 10 km, supponiamo che si possa fare, perché non vedo quale limite anche solo tecnico ci potrebbe essere, un bel tubo, andiamo all'altro capo del nostro canale. Io naturalmente ho messo il globo così per andare incontro a chi crede al globo, ma non ovviamente non c'è il globo, ok? Io qua metto il mio altro recipiente. Noi avremo questa altezza qua uguale a questa altezza qua. Ma noi, no, per dire stessa altezza, dobbiamo considerare un recipiente piano. Perché altrimenti cosa succede? Che qua noi avremmo un'altezza maggiore e non avremmo la possibilità di avere la comunicazione. Ok? Andiamo a parlare quindi di potenziale. Noi abbiamo detto che la formula di gravitazione universale di Newton è meno g per m1 per m2, dove m1 è la massa della Terra, m2 è la mia massa, per esempio, che vengo attratto dal centro della Terra, fratto r quadro. Questa è la forza di gravità generata da un corpo qualsiasi, che può essere la Terra, m1, verso un corpo qualsiasi, che posso essere io, m2. Il raggio della Terra sarà 6.356 km. Questo genera una energia potenziale, che di solito viene chiamata U, e con energia potenziale voglio intendere l'energia che acquisisce un corpo per il solo fatto che si trova ad una certa altezza rispetto al centro della Terra. Quindi nel momento in cui io salto, per esempio, acquisisco una certa energia che viene subito ritrasformata in energia cinetica nel momento in cui ricado giù. Ok? L'energia potenziale è data da meno g per m1 fratto m2 su r. Cosa vuol dire questa formula qua? Vuol dire che il campo gravitazionale su una Terra, che deve per forza a questo punto essere considerata un globo, è di tipo circolare. Cioè, un corpo che si trova ad un... non posso neanche parlare di altezze, devo parlare di raggi. Ha un raggio R1, avrà un'energia potenziale minore rispetto ad un corpo che si trova su un raggio R2. Quindi questo corpo qua che si trova più in alto ha un'energia potenziale maggiore. Voi direte no, perché se il raggio si trova denominatore l'energia potenziale deve essere minore. Questo è un trucco enorme che hanno messo.
e vedrete che lo utilizzeremo per distruggere queste formule. Loro l'hanno messo a denominatore. Ma secondo voi ha più energia un corpo che sta più in alto o un corpo che sta più in basso? Un corpo che sta più in alto. Tant'è che per ricavare energia dalle centrali idroelettriche devo avere l'acqua bella in alto e poi allora la incanalo in una condotta forzata, ho le turbine a valle che mi generano l'energia elettrica. Per risolvere hanno messo il segno meno qua, per dire che l'energia ad infinito va a zero, perché un raggio infinito qua mi porta l'energia potenziale a zero. Da zero in giù è tutto negativo. Quindi io qua ho un'energia potenziale molto negativa, qua ho un'energia potenziale un po' meno negativa, quindi più grande. Quindi loro mi fanno comparire il raggio a denominatore, ma comunque aumentando il raggio io ho un'energia potenziale maggiore e vedremo che questo ci porterà a demolire questa formula qua. Tramite il principio di conservazione dell'energia, perché questa formula qui, queste due qua, non rispettano il principio di conservazione dell'energia. Quindi già solo questo dovrebbe farci dire, ok, è tutto da buttare. Ma il fatto è che da questa formula qua, per altezze molto minori del raggio R della Terra, si trova un'altra formula che è quella molto più sensata e che si utilizza sempre, cioè l'energia potenziale è uguale a m per g per h, cioè la massa del corpo che viene attratto verso il basso, e questa attrazione verso il basso c'è, non possiamo negarla, per g per h. Vedete che non compare più il raggio. Siamo di nuovo con Stevino. Stevino ci diceva che la pressione ad una certa profondità h è uguale a rho per g per h e vedete che c'è una forte analogia tra le due. Questa formula qua, U uguale a m per g per h, definisce un campo gravitazionale piano. Cioè io ho una terra piana in cui alle varie altezze l'energia potenziale cresce. Quindi un corpo che si trova all'altezza h1 avrà meno energia potenziale di un corpo che si trova all'altezza H2. La legge di Stevino viene di conseguenza, cioè un corpo che si trova più profondo, più in profondità, subisce una pressione dalla colonna di fluido superiore maggiore in modo piano, ok? E quindi io posso distanziare i miei recipienti quanto voglio, ma l'altezza è sempre la h, in modo piano, e quindi ho un aumento di pressione del tutto lineare. Ok? Tant'è che si dice che in un recipiente l'acqua si dispone su una superficie equipotenziale e Rowbotham col suo esperimento, anche se poi ha fatto un pasticcio enorme con questa scommessa, comunque, Rowbotham col suo esperimento ha dimostrato che la superficie equipotenziale su cui si dispongono i fluidi è piana. Ok? Quindi abbiamo dimostrato che l'acqua non curva. In una conferenza successiva andremo poi a dimostrare che questa formula qua della gravitazione universale di Newton non rispetta il principio di conservazione dell'energia, e quando dico principio di conservazione dell'energia vuol dire che l'energia non può essere creata dal nulla, questa andrebbe invece a creare energia dal nulla, se fosse vero, il che ci piacerebbe tanto, però assolutamente non è il caso, di questa situazione qua. Ok, allora. Volevo farvi vedere dei video, ma magari ve ne faccio vedere solo uno. Ve ne faccio vedere
Quindi posso andare avanti fino alle 4 e un quarto? Sono le 4 e 10. Quindi? No, dimmi tu. Va bene. Allora, proviamo a vedere questo video qua, che ci fa vedere come l'orizzonte rimane a livello degli occhi. Allora, questo è un video di Tinelli che ci fa vedere la ripresa di Baumgartner, che nel 2004, sì, questa è l'unica immagine che ci interessa veramente, nel 2004 si è fatto portare da una capsula con un pallone fino a 40 km di altezza e poi si è buttato giù. Le riprese esterne facevano vedere un orizzonte curvo. Ecco, la linea che vedete sopra sarebbe la linea data dall'orizzonte piano, una terra piana, e mentre invece la linea sotto dovrebbe essere l'orizzonte abbassato di quei 6 gradi che vi dicevo, causati dalla eventuale curvatura del globo. Vedete che nel momento in cui Baumgartner apre la capsula, fuori l'orizzonte è esattamente quello che c'era quando è partito, è sempre a livello degli occhi. Quindi potete vedere questa cosa voi, potete fare i vostri esperimenti quando andate in montagna. Anche questi video qua, nonostante siano chiaramente modificati, perché dall'esterno la curvatura viene mostrata con una lente fish eye, quelle le lenti GoPro che generano la curvatura, quando poi questa lente invece è una lente veritiera, l'orizzonte risulta essere a livello degli occhi. Ok, allora passiamo alla seconda parte, in cui ci parlerai invece con l'arcobaleno di nuovo. Ok, così rivediamo, ti passo il microfono. Questo te lo devi mettere alla tasca lì, c'è la pinza, ok? E questo qua. Perfetto. Bene, per comprendere la natura dell'arcobaleno siamo partiti da Aristotele, siamo partiti molto indietro. E qui c'è un video che noi guardiamo solo per un breve spazio. Il video, scusa? Il primo. Video. No, non quello. Da 0,50, solo per comprendere la geometria ipotizzata da Aristotele,
aveva formulato delle ipotesi che poi sostanzialmente erano corrette e ci hanno permesso di andare avanti nella nostra ricerca. Quindi lo mostro? Sì. Tutto? No, da 0 e 50. Cosa vuol dire 0 e 50? Parti dal tempo quando è a 0 e 50. Ok, mi va bene. BC. E in inglese. Which assumed that the entire heavens were a sphere. Quindi Aristotele parte dal concetto di terra piatta e da un concetto di duomo. Ecco, ferma un attimo, scusa. Se voi vedete, Aristotele immagina di mettere il sole qui, ma ci rendiamo conto facilmente che il sole non può essere lì, ma all'interno del duomo. Il sole si trova lì. Quindi Aristotele suppone che il raggio del sole parte, colpisce la cupola e ritorna indietro. Naturalmente il sole non manda un solo raggio, ma ne manda una serie. E quindi il video ci farà vedere come cosa succede all'interno del duomo quando si verifica la riflessione. Quell'angolo è fisso ed è un angolo di 42 gradi. So the same effect would be created in all directions. Dobbiamo immaginare quindi che i raggi vanno su tutta la cupola e non solo sulla sezione. You'll be seeing that this part of the model isn't very different to our present day explanation of the Bose circularity. But Aristotle's view fell down in other respects. Va bene, io direi che si può lasciare e andiamo a vedere poi. Dunque, abbiamo immaginato che i raggi del sole colpiscono il duomo e ritornano indietro per effetto della riflessione. Che cosa incontrano sulla superficie del duomo? Condensazione e quindi umidità, e avviene questo fenomeno di riflessione, rifrazione nell'acqua che poi va a costituire l'arcobaleno. Michele ha preparato una serie di schemi che vanno a farci comprendere che cosa succede con l'arcobaleno. Sì. Tienilo pure, io, se stai qua. Allora, in pratica, qua sono andato a fare una costruzione grafica con il CAD, in cui abbiamo l'osservatore, perché ho detto, voglio verificare, no, con il CAD, quello che effettivamente si è sempre detto, e cioè il fatto che l'arcobaleno richiede il duomo. Quindi ho preso l'osservatore ad una certa distanza da un arco, le dimensioni le ho prese a caso, però sarebbe facile poi andare a vedere quali possono essere le dimensioni effettive. Ho diviso l'arco in vari settori e ho fatto quindi partire dei raggi luminosi dall'osservatore verso l'arco e li ho riflessi con un angolo di 42 gradi. Se voi andate a vedere il video della conferenza passata vedrete il perché di questi 42 gradi. In pratica, comunque, quando il raggio luminoso colpisce una goccia d'acqua, viene prima rifratto, quindi piegato, poi c'è una dispersione dei colori dovuta al fatto che ciascun colore formante la luce bianca ha un segue una si piega in modo diverso e quindi arrivo al fondo della goccia, i raggi arrivano al fondo della goccia, vengono riflessi e quindi rifratti di nuovo. Il totale
l'angolo totale tra luce entrante e luce uscente è di 42 gradi e quindi ho riflesso i vari raggi che arrivano dall'osservatore di 42 gradi. Quando ho visto questa prima immagine ho capito e ho capito che non funzionava, nel senso che i raggi che escono vedete che sono divergenti. Se il Sole fosse a 150 milioni di chilometri, come dice la scienza, i raggi dovrebbero essere paralleli, e infatti Eratostene, che viene così tanto osannato, fa il suo esperimento considerando i raggi del Sole paralleli. Nel momento in cui sono divergenti non torna più niente. Tra l'altro, se sono divergenti non torna neanche per la Terra piatta, perché il Sole su una Terra piatta è vicino, il Sole su una Terra piatta è ad un'altezza limitata, quindi 6.000 e qualche chilometro, anche meno, perché può arrivare fino a 3.300 chilometri sul Tropico del Capricorno. Quindi, essendo così vicino, i raggi avrebbero dovuto convergere verso il Sole, ok? Invece, in una situazione del genere, divergevano. Allora ho detto, gli costruisco attorno una cupola. Io qua l'ho centrata sull'arcobaleno, in realtà sarebbe necessario andare a generalizzare posizionando arcobaleno e osservatore in un punto qualsiasi, ok? Comunque io qua avevo fretta e ho fatto così. Sono andato quindi a costruire una cupola vetrosa, vedete, trasparente. Ho prolungato i raggi divergenti che ne uscivano fino alla cupola e poi li ho riflessi nuovamente di 42 gradi a causa della condensazione naturale che avverrebbe sulla cupola. Vedremo il fatto che la cupola è fredda, ma non così fredda, lo vedremo poi più in là. Tant'è che per esempio molte spedizioni antartiche dicono che, arrivato ad una certa temperatura massima, no? Una temperatura critica massima, minima, addentrandosi in Antartide, stranamente poi si arriva ad un punto in cui le temperature ricominciano a salire. E vedremo poi come mai questo. Quindi, riflettendole nuovamente a 42 gradi, ecco che finalmente e incredibilmente i raggi convergevano. E qua abbiamo il Sole, ok? Sole, osservatore, arcobaleno. Il Sole deve essere alle spalle dell'osservatore per poter generare l'arcobaleno. Qua ho una vista laterale, vedete che ho il Sole a una certa altezza. L'arcobaleno, sebbene noi lo si veda perché è enorme, lo si veda in altezza, vedete che con questa costruzione io mi devo spostare verso l'alto per vedere l'arcobaleno intero come cerchio verso il basso. Quindi l'osservatore si deve trovare in alto per vedere, e quindi su un aereo o un elicottero, non lo so, per poter vedere l'intero arcobaleno, che in realtà è un cerchio. Ok, poi continuare. Allora vediamo la slide successiva. Bene, qui c'è semplicemente una slide che ci mostra come l'arcobaleno abbia interessato diversi scienziati e studiosi nel corso del tempo, a partire da Aristotele e probabilmente anche prima. Per esempio qui nel 1611 Marco Antonio De Dominis, che era un prelato, un uomo di chiesa, aveva studiato l'arcobaleno e pubblicato un trattato del 1611 in cui vediamo un irraggiamento che può ricordare quello che abbiamo visto prima nelle slide di Michele. Poi andiamo avanti e possiamo dire che la realtà è molto complessa, che possiamo tentare di dare delle spiegazioni, ma non arriveremo mai a definire del tutto la natura della realtà che ci circonda, perché, come disse Fichte, è implicito nel concetto stesso di uomo che il fine ultimo debba essere irraggiungibile e la sua via verso di esso infinita.
La missione dell'uomo quindi non è di raggiungere questo fine, ma egli può e deve avvicinarsi sempre di più a questa meta. Questa meta naturalmente è la verità relativa ai fenomeni che ci circondano e che ci possono far capire qual è la natura della terra sulla quale viviamo. Anche il re Salomone nel libro dell'Ecclesiaste scrive: anche il tempo indefinito egli, cioè Dio, ha posto nel loro cuore, affinché il genere umano non trovi mai l'opera che il vero Dio ha fatto dall'inizio alla fine. Questo significa che ci possiamo avvicinare alla comprensione delle cose, ma man mano che andiamo oltre scopriremo sempre del nuovo, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, non arriveremo mai a sondare del tutto la realtà fisica intorno a noi. Quindi quando abbiamo preso in considerazione il tema dell'arcobaleno, abbiamo anche esaminato la natura del colore. Che cos'è il colore? Il colore non è intrinseco alla natura della luce, ma è una percezione dell'occhio umano. Quindi quando la radiazione della luce raggiunge, si trova nella banda di 380-780 nanometri, ecco che il cervello ci dà la percezione del colore. Questo fatto della percezione del colore come un evento soggettivo può avere delle grosse conseguenze anche a livello filosofico. In passato molti scienziati si sono occupati dell'occhio e per esempio Aristotele, che abbiamo citato prima, riteneva che la vista fosse costituita da raggi che uscivano dall'occhio. I raggi quindi si propagavano in linea retta, andavano a colpire l'oggetto e riportavano la percezione dell'immagine. Poi c'è uno scienziato particolarmente interessante, che è Alhazen, che è vissuto tra il 965 e il 1040 e fu il primo a far notare come in realtà la visione avviene quando la luce riflette un oggetto che arriva all'occhio. Quindi la vista è soprattutto nel nostro cervello. Alhazen è stato definito anche il primo scienziato, il primo vero scienziato, è lui che ha fatto i primi studi di ottica, ha lasciato dei libri sull'ottica, ha creato per la prima volta una camera oscura e ci ha quindi insegnato a fare scienza. Andiamo avanti per mostrare la camera oscura. Dov'è? Dimmi cosa ho detto. Ok, questa è la prima camera oscura creata da Alhazen, che era nato in Iraq a Bassora e si era trovato in un periodo di isolamento a poter studiare intensamente, in quanto non aveva nessun'altra alternativa nelle sue attività, in quanto aveva dovuto fingersi pazzo e quindi era rinchiuso. E in questo periodo riesce ad avanzare moltissimo con questi studi di ottica, tant'è che dopo 11 anni di isolamento, quando recupera la propria libertà, egli aveva completato o quasi i suoi studi. In questo caso lui crea una camera oscura, completamente oscura, e la luce può penetrare all'interno di questa camera per un'apertura che è piccola quanto la capocchia di uno spillo. Che cosa nota? Lui scopre che a questo punto la luce riproduce l'immagine esterna, voi vedete che fuori c'è una moschea, viene riprodotta capovolta. Questo è un fenomeno ottico di cui abbiamo parlato nell'ultima conferenza, e cioè che all'interno di un diottro, che è il modello del Duomo all'interno del quale noi viviamo, si verificano molti fenomeni ottici e le immagini possono essere ingrandite, rimpicciolite oppure capovolte.
Quindi in questo caso Alhazen riporta questa immagine. Viene definito comunque uno dei primi scienziati, il primo scienziato, perché partiva dal concetto che lo scienziato doveva essere disposto a contestare qualsiasi opinione che fosse stata dimostrata sperimentalmente falsa. Quindi Alhazen incomincia a fare scienza sulla base di esperimenti, e questo è uno dei primi esempi in cui la scienza diventa una disciplina sperimentale. Quindi sostanzialmente Alhazen incomincia ad applicare il metodo scientifico, che è proprio quello di cui dicevamo. Egli suggerisce che lo scienziato debba dimostrare ciò in cui crede. Quindi non basta sostenere un'opinione, ma la devi dimostrare sulla base di un esperimento. La bellezza dell'occhio, la bellezza è nell'occhio di chi guarda. Qui c'è un brevissimo video, però, che ci fa capire alcune cose sulla funzione dell'occhio e sulla funzione dell'essere umano che percepisce la realtà. Quando noi leggiamo un libro, aggiungiamo al contenuto tutto ciò che siamo noi. E quando noi leggiamo un libro nel corso del tempo, a differenza di 10 anni, supponi di leggere lo stesso libro, troverai in questo libro qualcosa di diverso da ciò che tu avevi scoperto in origine. Questo perché tu sei diventato una persona diversa. Guerra e pace potrebbe essere modificato dalla nostra sola lettura? Beh sì, certo. Ma perché? Perché noi portiamo qualcosa al libro. Portiamo noi stessi. Per di più, se leggerete il libro tra 10 anni, sarà diverso. Togli la lavagna, per favore, togli la lavagna. La bellezza è quello che rimane. Torniamo alle slide. Si lascia pure la bellezza nell'occhio di chi guarda. Quindi qui ci riagganciamo ancora una volta a Goethe, che appunto aveva un concetto tutto suo dell'occhio. Infatti una sua frase famosa è: se l'occhio non fosse solare, come potremmo vedere la luce? Se non vivesse in noi la forza propria di Dio, come potrebbe estasiarci il divino? Quindi eravamo partiti da Goethe per introdurre il concetto di ombra come polarità della luce. Secondo Goethe i colori non sono semplicemente luce, ma sono un intorbidimento della luce e sono generati da un misto di luce e di ombra. Tutto questo, l'abbiamo già detto, ci fa percepire la realtà come un fenomeno che noi interpretiamo. E c'è una bella frase di un matematico, William Kingdon Clifford, che aveva introdotto l'algebra geometrica, che scrive: a farla breve, il concetto è che la mente è una delle ultime realtà. E un filosofo vicino a noi, perché è vissuto verso la prima metà del Novecento, disse: la totalità della vita risiede nel verbo vedere. Questo implica quindi autoconsapevolezza e intelligenza. Ecco, che cos'è la matematica? Questo studioso di cui abbiamo menzionato un attimo fa, cioè Clifford, diceva che in matematica tu non capisci le cose, ma ti ci abitui soltanto. C'è un bel video
della serie Curious, che però adesso non andiamo a vedere perché comunque lo possiamo descrivere, che dice che quando noi proviamo a descrivere la realtà per mezzo di formule matematiche o di equazioni, in realtà diamo una forma alla nostra percezione delle cose, ma dietro alle formule e alle equazioni matematiche non c'è ciò che forse noi immaginiamo di trovare. Ed è come, viene fatto un bel paragone, ed è come trovarsi di fronte il set di un film western, tu hai di fronte a te la piazza, la macelleria, l'ufficio dello sceriffo, la posta, ma se tu vai a vedere dietro non hai la realtà che ti aspettavi, perché è semplicemente un set di cartone. Quindi quando noi immaginiamo, che ne so, l'atomo come una biglia, con gli elettroni che corrono intorno e poi magari sono anche colorati, no, questo è un modo attraverso cui noi proviamo a relazionarci con la realtà, ma la realtà ci sfugge. E poi, essendo partiti da Goethe, arriviamo al Faust. Goethe era molto orgoglioso dei suoi studi scientifici, perché riteneva che fossero peculiari i suoi, che nessun altro fosse arrivato alle conclusioni a cui era arrivato lui. E il Faust è dunque, può essere considerato anche un dramma che affronta temi di tipo scientifico. Perché? Faust è una leggenda medievale in cui viene presentato il personaggio del dottor Faust, che pur di scoprire i segreti della natura entra in un patto con Mefistofele e arriva quindi ad avere un concetto pieno della vita. E dal Faust che cosa comprendiamo? Dal Faust emerge un concetto particolare: conoscere veramente i segreti della terra è un fatto di rivelazione. Perché? Perché Faust racconta di avere studiato per tutta la vita una quantità di discipline e di essere arrivato all'età matura e anche alla vecchiaia, accorgendosi di non avere capito nulla della realtà intorno a lui e di essere come prima. Infatti leggiamo un piccolo brano. Immaginiamo Faust nella sua piccola stanza, una soffitta, e assorto nelle sue letture, una stanza piena di libri, e incomincia a parlare. E ho studiato a me filosofia, giurisprudenza, nonché medicina, ed anche, purtroppo, teologia, da cima a fondo, con tenace ardore. E nulla vedo, c'è dato di sapere, il cuore per poco non mi scoppia. Eccomi adesso qui, povero stolto, e tanto so quanto sapevo prima. E non mi basta, son qui nudo di beni, senza un quattrino, senza gloria nel mondo e senza onori. A una vita così non reggerebbe neppure un cane. A questo punto esce per una passeggiata, rientra e c'è un cane nero che lo segue, apre un libro e scorge il segno del macrocosmo. A questo punto si accorge di poter parlare con gli spiriti superiori. E si accorge di poter quindi attingere a un tipo di sapienza che non aveva mai immaginato di poter raggiungere. A quel punto dice: levati e fuggi negli spazi immensi, conoscerai per questo il corso delle stelle. E se natura poi ti ammaestri, ti balzerà nell'animo una forza miracolosa a schiuderti il linguaggio che parlano gli spiriti fra loro. Non aspettare che l'arida ragione ti spieghi mai questi divini segni. Ecco, Faust
stabilisce un patto con Mefistofele. E qual è la posta in gioco? Mefistofele gli dice: quando tu vivrai un momento così intenso da dire ecco fermati attimo, sei troppo bello, a quel punto la tua anima sarà mia e tu precipiterai nelle tenebre infernali. Che cosa succede però alla fine? Alla fine succede che il Faust non viene dannato, ma nell'immaginazione di Goethe la sua anima viene portata in alto e quindi viene salvata. Vediamo dopo le conseguenze di questo fatto. Ma uno degli aspetti che richiamano, con cui le parole del Faust richiamano un antico filosofo, Parmenide, sono queste. Nel Parmenide si legge: «E tu conoscerai la natura dell'etere e tutte le stelle che sono nell'etere e della pura e chiara lampada del sole e donde siano nate, e conoscerai il vagare rabondo della luna dall'occhio rotondo e la sua natura, e saprai del cielo che tutto avvolge e donde nacque». Queste parole ricordano certamente quelle di Faust quando dice: conoscerai il corso delle stelle, eccetera, e tu conoscerai la natura dell'etere e tutte le stelle, Parmenide. Quindi notiamo come c'è un colloquio tra Goethe e la filosofia degli antichi greci. Parmenide è uno dei primi filosofi greci. Possiamo parlare dei filosofi greci a partire dal VII secolo, con Talete, Anassimandro, Anassimene. E qual era il loro problema? Quindi è interessante vedere qual era l'argomento della filosofia antica dei primi filosofi greci. Il loro problema era di identificare un principio o arché. Cercavano quindi di definire la natura dell'universo in cui viviamo. Cercavano di capire com'era costituito, com'era nato. Quindi si parla di cosmogonie. Talete vedeva nell'acqua l'origine primitiva, primordiale di tutte le cose. Quindi egli ricostruisce l'origine dell'universo a partire dall'acqua, dal grande oceano iniziale da cui si formano poi i pianeti, si formano i corpi celesti e nasce l'intero cosmo. Bene, ritornando a Goethe e al Faust, riprendiamo il concetto del fatto che Goethe era un massone e qual era quindi la sua forma particolare di religione. Goethe è, come gran parte dell'Ottocento romantico, un panteista, quindi ritiene che Dio sia presente ovunque nella natura, e quindi il concetto di Dio e di natura diventano due concetti equivalenti. Infatti nel corso dell'Ottocento, anche prima, alla fine del Settecento, si parla molto di natura. Il concetto di natura viene caricato di un valore soggettivo e sentimentale che prima non aveva avuto. La natura possiede una propria volontà, propria ragione, possiede la propria saggezza. Riemerge l'antico concetto di anima mundi, cioè dell'universo come animato e divino. Quindi si ritiene che l'universo abbia in sé una capacità di intelligenza. A questo punto, partendo dall'idea che Goethe era un massone, arriviamo anche a comprendere come a collegarci con alcuni numeri che sono tipici della Terra. E per esempio il 111, il 666 e i numeri di Demlo. In che modo questi numeri vanno a formulare
una matematica speciale all'interno della Terra su cui viviamo. Prendiamo il numero 666. Alcuni, molti, quasi tutti attribuiscono a questo numero una valenza negativa. Ma è proprio così? Cosa ne pensate? In realtà prendiamo l'Arca del Patto, che è accuratamente definita e descritta nella Bibbia. Quali erano le misure dell'Arca del Patto in centimetri? Le misure dell'Arca erano 111 centimetri per 66,6 per 66,6. Questi sono numeri che vanno poi a intrecciarsi con la matematica della Terra. Per esempio, il 111 è un numero che è il numero in chilometri che corrisponde a un grado di longitudine al Tropico del Cancro. E anche 111 il valore in chilometri di ogni grado di latitudine. Per esempio, poi ritroviamo il numero 666 nell'Oceano Celeste, le dimensioni dell'Oceano Celeste, 666 chilometri d'acqua occupati dall'oceano e dalle stelle che emettono all'interno la loro bioluminescenza. Nel sottosuolo, ugualmente, abbiamo 666 chilometri di profondità di idrocarburi, che sono i prodotti di scarto dovuti alla marcescenza. Sì. Sì, per dire, la cosa non è così strana, perché no, può sembrare una nostra invenzione, però se voi andate a vedere il globo ha un'inclinazione dell'asse terrestre di 23,4 gradi. Se voi fate 90 meno 23,4 sono 66,6, quindi il globo già ha in sé queste cifre. Pensate di essere sull'equatore. Allora, dall'esperimento di Eratostene si arriva a dire che l'altezza massima sul Tropico del Cancro del Sole è di 6.356 km. Vedremo poi che con la matematica frattale questi possono essere descritti dal numero 6.660. Se voi vi mettete sull'equatore quando siamo al solstizio e andate a misurare l'angolo di elevazione del Sole, trovate che l'angolo di elevazione è di 66,6 gradi e da lì deriva poi il 23,4 di inclinazione del globo. Quindi quando molti, per esempio su Facebook o su YouTube, fanno dei video dicendo qua c'è l'impronta dei massoni, c'è l'impronta, in realtà è proprio così, cioè io queste misure le posso fare, non è che sono state messe lì perché qualcuno le voleva mettere, voleva usare una simbologia particolare, sono numeri che ci sono proprio se vogliamo andare a descrivere la Terra in un certo modo, ok? Bene, proseguiamo. E qui ci troviamo di fronte al simbolo delle Nazioni Unite. Tutti hanno presente cos'è la bandiera, com'è la bandiera delle Nazioni Unite? È una griglia che probabilmente rappresenta i paralleli e i meridiani e divide la Terra in 33 settori. Alcuni connettono questo numero con la massoneria, come al solito, in quanto 33 è il grado del Gran Maestro. Un altro numero speciale per i massoni è l'11, di cui 33 è un multiplo. Quindi vediamo che significano questi numeri e che relazione hanno con la Terra piatta. Ci potremmo chiedere perché le Nazioni Unite hanno scelto una rappresentazione di questo genere. Questo avvenne alla conferenza di Yalta nel febbraio del 1945, quando venne istituito l'ONU. Erano presenti Roosevelt, Churchill e Stalin in quanto vincitori del secondo conflitto mondiale e si suppone che qualcuno, insomma, ama credere che stessero per divulgare o comunque disigillare
il segreto della Terra piatta, cosa che poi in realtà non avvenne. A partire da questo logo dell'ONU, arriviamo anche a, ad avvertire la necessità di definire le coordinate geografiche. Infatti in questa immagine vedevamo la presenza di paralleli e di meridiani. Vediamo che cosa sono. Quando noi vogliamo definire la posizione di un punto sulla superficie terrestre, allora abbiamo bisogno dell'aiuto di latitudine e longitudine. La latitudine dell'equatore è 0 gradi, e la latitudine al polo nord è 90 gradi, e al polo sud è meno 90 gradi. Ogni grado di latitudine dall'equatore è sempre 111 chilometri. La latitudine al tropico del Cancro, ecco qui che ci troviamo questi numeri di cui parlavamo prima, un attimo fa. La latitudine al tropico del Cancro è di più 23 gradi e 27 primi. Al tropico del Capricorno è di meno 23 gradi 27 primi, al circolo polare artico è di 66 gradi e 33 primi, quindi abbiamo questi famosissimi numeri di Demlo. Al circolo polare antartico abbiamo una latitudine di meno 33 gradi e 66 primi. Vieni qui. Si diceva perché abbiamo allora il circolo polare artico è di 66 gradi 33 primi nord, all'Antartico è 66 gradi, quindi 66 gradi 33 primi sud. Certo, sì, è uguale. Sì. Sì, è verissimo. Bene, queste sono le coordinate sul globo e vedremo come, non so se l'ho messo, no, non ho messo l'immagine della latitudine sulla Terra piatta, la faremo vedere un'altra volta. Comunque, le coordinate sul globo, eccole qui. Abbiamo da un lato la longitudine e dall'altro la latitudine. Latitudine parte, indica la distanza angolare di un punto dal meridiano di Greenwich che passa per Londra. E quindi se una città si trova a destra del meridiano fondamentale si parla di longitudine est, e se si trova a sinistra si parla di longitudine ovest. Sulla base della longitudine viene poi anche calcolato il fuso orario. Ecco qui abbiamo questi numeri speciali, il 33 e il 66. Questi numeri ci fanno ritornare indietro a quello che era il cubito ebraico. Perché? Che valore aveva il cubito per gli ebrei? È possibile calcolarlo con un'esattezza millimetrica se si considera la lunghezza della piscina di Siloam a Gerusalemme, che venne costruita da Ezechia, da re Ezechia, ed era lunga 1200 cubiti. Questa galleria misura in realtà 533 metri con le misurazioni odierne, e quindi questo ci rivela che un cubito era di 44,4 centimetri. Questa misurazione del cubito è una misurazione fondamentale che torna utile per comprendere la misurazione della Terra piatta. Qui c'è la velocità della luce espressa in cubiti, la vuoi spiegare tu? Allora, risulta che la velocità della luce di 300.000...
Sì, sulla velocità della luce ci sono diverse cose da dire. Su Facebook se ne trovano tante, per esempio sul fatto che le coordinate delle piramidi sono uguali alla velocità della luce nel vuoto. E, lì sarebbe da verificare, però è interessante quella cosa lì. Allora, la velocità della luce nel vuoto è 299.792,458 km al secondo. Nell'aria, l'aria va ad incidere molto poco sulla velocità della luce perché ha un indice di rifrazione pari a 1 quasi, ok? Quindi, infatti vedete, 1,003. E noi abbiamo quindi che la velocità della luce nell'aria è quasi esattamente 299.700 km al secondo. Questa velocità è multipla del cubito. E infatti qua vi dice, se volessimo esprimere questa velocità in cubiti al secondo, sarebbe un numero intero, 675 milioni di cubiti al secondo, perché questo numero è multiplo di 111 ed è multiplo di 444, essendo il cubito 44,4 centimetri. Quindi questo 44,4 appartiene ai numeri di Demlo. Numeri di Demlo sono multipli del 111. E se andiamo a fare il quadrato dei numeri di Demlo, troviamo dei numeri palindromi. Per esempio, il quadrato del 111 è 1, 2, 3, 2, 1. Quindi 12.321. Il quadrato di 1111 è di nuovo un numero palindromo, e così via. Quindi se noi andiamo a considerare per esempio un'energia facendo una velocità della luce al quadrato, l'energia è un mezzo mv quadro o il famoso E uguale mc quadro di Einstein, troviamo un numero palindromo. E ho anche scoperto cosa vuol dire C. Cosa vuol dire? Celeritas. Ok. Eh sì, non lo sapevo, mi chiedevo come mai in questa formula di Einstein ci fosse questo C. E l'ho capito solo adesso che C sta per celeritas. Dal greco o dal latino? Latino. Latino. Allora, ancora due parole su chi era Herschel, su chi era chi era lo scopritore di questi numeri famosi. Si chiamava Caprekar, è un uomo che è vissuto in India, è nato nel 1905, morto nel 1986, ed era un insegnante di scuola elementare che si dilettava di matematica. E non di una matematica qualsiasi, ma di matematica ricreazionale, cioè della matematica dei quiz e dei divertimenti. E quest'uomo ha scoperto gradualmente, ha esplorato i numeri e ha trovato delle serie molto particolari, tra cui i numeri di Demlo. Si chiamano così perché? Perché Demlo è una stazione ferroviaria a circa 30 km da Bombay, e quando Caprekar si trovava nei pressi di questa stazione ebbe l'idea di dover studiare quei numeri, e in effetti li ha studiati, e su questi numeri ci sarebbe poi ancora molto da dire, ma ne diremo di più nelle prossime lezioni. Io avrei finito. Okay, allora concludiamo. Dai microfono. Va bene, allora un ringraziamento a tutti chi era qua e un ringraziamento a chi ha seguito. Una decina di persone hanno seguito ora in diretta. Poi avete visto i video, rimangono su Facebook, quindi potrete vederli in differita. E li trasferisco anche su YouTube. Vedevo che alcuni mi hanno scritto di mettere un link di descrizione per il canale YouTube, quindi poi vedo se metterlo. Comunque il canale YouTube mio è Earth Measured, e Earth con l'H Measured. Così lì ci sono non solo i video delle conferenze, ma ci sono anche i video che puramente teorici esplicativi della Terra piatta, molto più corti. Le visualizzazioni di questi video delle conferenze vanno molto bene, c'è sempre un centinaio di visualizzazioni su Facebook e 400 e passa 500
fino ad ora su YouTube. Il tempo di visualizzazione è molto buono, la media di visualizzazione su YouTube dicono che sia 1 minuto e mezzo, invece qua siamo sui 20 minuti, mezz'ora, quindi vuol dire che c'è contenuto, vi interessa, il pubblico è interessato e vi ringraziamo di questa cosa. Noi andremo avanti, la prossima volta parlerò di Eratostene, avrei voluto farlo ancora oggi, mi sono poi già preparato le coordinate celesti perché chi vuole andare a ragionare un po', a fare dei calcoli su stelle, pianeti, sole, luna, ha la necessità di vedere come applicare le coordinate celesti alla Terra piatta, perché vedremo che chi studia il globo ha diversi sistemi di riferimento e coordinate utilizzabili, vedremo che la maggior parte non sono più utilizzabili sulla Terra piatta. Quelle che, le uniche che in realtà possiamo andare a utilizzare sono quelle altazimutali, quindi azimut e altezza, l'angolo di elevazione. Ne parliamo la prossima volta, forse già martedì, vediamo, se no domenica prossima. Tu Adriana invece? Ok, quindi continuiamo con aspetti di filosofia legati alla Terra piatta. Concludiamo, ringraziamo tutti voi, alcuni di voi mi hanno aiutato molto tecnicamente, vi ringrazio, alcuni mi hanno proposto di fare delle conferenze in giro per l'Italia, e già un paio sarebbero disposti a organizzarle, vedremo, perché vediamo come evolvono le cose, e si vedrà, è un po' più in là. Un saluto a tutti e buona serata, ciao.